mi ha sempre parlato del reparto dei problemi in generale, non dei furti in particolare. Mi ha detto che c'erano dei furti, ma non che riguardassero lei in particolare, che sparivano delle cose, ma benissimo. Discorsi. Daniela ha mai, essendo molto presente nel reparto, sì, ha mai rilevato un aumento della mortalità all'interno del reparto nei mesi precedenti all'aprile del 2014? Io le posso dire, mai parlato con lei, signor Presidente, io le posso solo dire che la Daniela, essendo molto presente, dal momento che era molto presente, era a rischio di avere molte mortalità. È stata oggi la giornata della testimonianza in tribunale a Ravenna del fidanzato dell'ex infermiera di Lugo, Daniela Poggiali, sospettata di aver ucciso con un'iniezione di potassio la 78enne Rosa Calderoni. A complicare la vicenda della Poggiali anche le note fotografie scattate vicino al corpo di un'anziana appena deceduta, e in merito a questo il fidanzato ha risposto alle domande. Se non ricordo male, quella sera arrivò a casa da Daniela, che le foto ancora non le aveva. Gli suonò il cellulare e tramite WhatsApp gli arrivarono quelle foto. Aprì la pagina e poi me le fece vedere, tutto lì in automatico. Io gli chiesi... Era lì quando arrivarono le foto. Esatto, io gli chiesi, ma chi è? La Daniela mi fa, ah, è la Sara che mi ha mandato le foto, guarda. Quali saranno allora i prossimi passaggi in questo processo? Con l'esaurimento dei testi della difesa si chiude il dibattimento del processo penale in assise Ravenna a carico di Poggiali Daniela e siamo in attesa della fissazione del calendario per i dibattimenti e le repliche. Oggi Daniela ha assistito all'ultima udienza, è visibilmente provata per la lunghezza del processo e quindi approfitterà, come peraltro le altre parti processuali, di questa pausa per riprendersi in vista appunto della discussione della replica.